È stata una gestione molto complessa, il cantiere è partito nel 2012 e terminato, diciamo, pochi mesi fa nel 2015, passando per una circostanza di concordato fallimentare. L'elemento positivo è che siamo riusciti a portare a termine questo investimento, soprattutto facendo in modo che anche le ditte coinvolte, che tra l'altro erano anche di carattere locale, non avessero, diciamo, dei danni particolarmente rilevanti, in quanto in collaborazione col Tribunale di Parma abbiamo risolto tutte le questioni in maniera concordata e quindi oggi possiamo felicemente inaugurare questo investimento. Thank you.